Bella a tutti ragazzi, eccoci qua in un nuovo video. Oggi andremo ad analizzare 70 curiosità su One Piece. Rimanete fino alla fine del video perché là vi farò un annuncio, ma detto questo, iniziamo subito. Non si sa da dove nascono i frutti del diavolo, ma si pensa che vengano dall'isola di Raft. Nell'episodio 70 c'è una scena dove si vedono diversi libri, e tra questi una copertina spunta il nome Oda. I lumacofoni sono delle lumache, ma anche il maggior mezzo di comunicazione. Buggy si doveva chiamare Buggy, perché Oda aveva visto un film con il personaggio, appunto con questo nome, che gli somigliava molto. Oda ci dice che il personaggio che gli assomiglia di più è Shanks. Sanji si doveva chiamare Naruto, che significa scigliato torcigliato, ma quando è uscito l'omonimo manga, Oda gli ha cambiato il nome. Il personaggio di Barba Bianca è basato sul proprietario di un pub che frequentava Oda. Oda è un fan del rapper Eminem. Per l'ambientazione di Thriller Bark, Oda si ispira dei film horror. I vestiti del CP9 sono molto elastici, infatti durante le loro trasformazioni i vestiti non si strappano. Oda aveva intenzione di mettere Zoro nella ciurma di Buggy. Oda ci dice che se Enel avesse intrapreso una carriera da pirata, avrebbe avuto una taglia superiore ai 500 milioni di barili. Il nome di Usopp deriva da Uso, che vuol dire bugia. Per questo Usopp ha naso lungo. I capelli dei personaggi vengono tagliati da Usopp e Robin. La parola Sol sul cappello di soldatino significa soldier. Oda spiega che disegna i draghi celesti e nobili mondiali molto brutti per far vedere che sono persone orribili. Con il cognome Monkey, Oda lo ha messo in onore del suo amico Akira Toriyama, creatore di Dragon Ball. Molti personaggi hanno una risata caratteristica. Brook senza cappello è alto 2,60 m. Koala era un'ex schiava liberata da Fisher Tiger. Sugar ha 22 anni. In un SBS Oda rivela gli anni di tutta la famiglia Don Quixote. Doflamingo 41 anni, Treble 49, Violet 29, Viola 61, Noè 30, Vergo 41, Pika 40, Diamante 45, Laugie 70, Buffalo 30, Baby 5 24, Dellinger 16, Signor Pink 46 e MacViz 52. Oda ha detto che il suo personaggio preferito e meglio riuscito è Barba Nera. Per disegnare la posa di Luffy nel Gear Fourth, Oda si ispira alle statue dei due guardiani d'Eva. Pika da piccolo usava delle imbottiture nelle spalle, per questo ora alle spalle gli spuntano degli spuntoni. Oda ha ispirato il suo manga su dei pirati basandosi su Viki Vikingo. Molti pirati prendono spunto dai pirati realmente esistiti. Oda è stato influenzato maggiormente da Dragon Ball e Kenny Guerriero. Nell'anime italiano sono state ridotte le risate dei personaggi. Nel 2007 Oda ha detto che la fine sarà come quella che aveva pensato all'inizio. Il primo videogioco dedicato al manga è uscito nel 2000. Possibile raggiungere la Luna e andare alla Terra attraverso delle navi volanti. Thriller Bark è la nave pirata più grande al mondo. Esistono oltre 10 tipi di lumacofono. Oda originalmente aveva programmato di concludere One Piece in 10 anni. Attualmente i giochi di One Piece sono oltre 40. È impossibile mangiare due frutti del diavolo contemporaneamente. In One Piece attualmente compaiono 92 specie di animali. I personaggi della di Luffy nell'anime sono doppiati dagli stessi attori della ciurma reale, solo che si scambiavano personaggio, se tipo uno era il doppiatore di Luffy nell'altro faceva Sanji. Non esistono due frutti del diavolo con lo stesso potere nello stesso momento. Clover si chiama così perché la forma della sua barba con i suoi capelli formano un trifoglio, in inglese Clover. In tutto si conoscono ben 117 frutti del diavolo, finora ovviamente. Quando la ciurma conosce Franky, quest'ultimo è alto 2,25 m. Nami, giapponese, vuol dire onda. Sanji è l'unico fumatore della ciurma. Da giovane Rayleigh aveva un pizzetto nero con i capelli arancioni. Oda è un fumatore accanito. Brook nella sua prima apparizione ha 88 anni. Barba Bianca è un umano affetto da gigantismo. Barba Bianca muore all'età di 72 anni. Verso il tatuaggio di Ace indica Sabo, sbarrata perché Sabo pensava fosse morto. Il tesoro che Buggy cerca nel volume 25 è quello del Capitano John. Capitano John spunta Thriller Bark. L'avatar di Oda è una persona con un pesce a posto della testa. Pirata del mondo reale preferito da Oda è Barba Nera. I tre film preferiti da Oda sono I 7 Samurai, The Nightmare Before Christmas e Young Guns. Oda è spesso chiamato Ducky dai fan. A Oda piace il cibo messicano. L'arcipelago Boeing della Rotta Maggiore si ispira al libro Le 13 vite e mezzo del Capitano Orso Blu. Il nome Sengoku si ispira a un periodo della storia del Giappone. Oda ci rivela che se Akainu fosse stato il protagonista di One Piece, l'opera si sarebbe conclusa in un anno. Sugar è ispirato ad Amélie del film Il favoloso mondo di Amélie.
Oda non ha mai disegnato un personaggio con una benda sull'occhio. Oda dice che Nami tiene solo un magofono nel suo reggiseno e che quella zona è chiamata Nami Valley. Le corde di Paoli sono arrotolate nella fodera della sua giacca. Paoli conosce più di 200 attacchi con le sue corde. Il cappello di Brook è alto 20 cm. Oda dice che la capigliatura di Kiwi e Modu si chiama Quayfair ed è un'acconciatura alla mote, non di tipo naturale. Oda ci rivela che all'inizio aveva pensato di far mangiare a Luffy un altro frutto. Oda ci dice che se dovesse essere un personaggio del manga vorrebbe essere Nico Robin per far spuntare mani e disegnare più velocemente. Il nome Rob Lucci deriva da due parole, il verbo to rob che significa rubare e Lucci che significa luci. Per gli attacchi di Nico Robin, Oda si ispira ai numeri spagnoli. Sia Shanks che Mihawk sono nati lo stesso giorno, il 9 marzo. Oda per creare Water 7 si è ispirata a Venezia. Oda ci dice che molti personaggi sono senza mamma perché mamma è il contrario di avventura, quindi nessuno sarebbe potuto diventare un pirata. Ed eccoci qua ragazzi, le 70 curiosità sono finite. Spero vi siano piaciute. Io ho visto anche gli altri video di altri youtuber e ho cercato di prendere curiosità che negli altri video non c'erano per creare appunto un video diverso dagli altri. Spero vi sia piaciuto. Vi invito ad andare sul nostro sito dove trovate appunto tutte queste curiosità, se volete leggere, e vi devo dare una notizia. Io mi sono finito di leggere tutte le scanne di One Piece e quindi volendo ogni giovedì potrei far uscire la recensione. Fatemi sapere di cosa ne pensate, io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao!